Prato, capitale del biliardino, calcio da tavolo, per i nostalgici calcio balilla. Decine di coppie si sfidano nel grande torneo della festa del calcino. Ce ne parla Edoardo Chiozzi. Chiamatelo calcio balilla, chiamatelo biliardino, il nome cambia a seconda delle città e dei paesi, ma la passione resta sempre la stessa. Quella che accomuna le decine di persone accorse al circolo La Libertà di Viaccia, periferia ovest di Prato, per la sesta edizione della Festa del Calcino. Un fine settimana di sfide e tornei con partecipanti arrivati da diverse regioni d'Italia. Ci sono i giocatori alle prime armi, ci sono i veterani con decenni di esperienza. Per molti il biliardino non è solo un semplice passatempo, ma un vero sport che richiede ore e ore di allenamenti. Qual è il segreto di un campione di biliardino? Sicuramente l'allenamento e il divertimento. Aver voglia di stare insieme agli amici e sudare, inverno e estate, senza paura del sudore. Io mi alleno 3 volte la settimana, la sera, 2 o 3 ore la sera, il tempo che ho a disposizione. Poi gente molto più forte si allena molto di più da molti più anni. Ma biliardino sono più forti gli uomini e le Le donne, ovviamente. Bisogna sempre crederci. E visto che di sport si tratta, anche il regolamento è diverso da quello informale delle partite tra amici. Qui con che regole si gioca? Allora, questo è un torneo diciamo che è sotto la WISP ed ha un regolamento a 3 tocchi. È un regolamento nazionale per tutta, diciamo, l'associazione WISP. Viaccia è diventata la capitale del biliardino quasi per caso, quando al circolo fu deciso di riportare un calcio balilla. Si pensò di fare una bella festa per ritrovare tanti giocatori qua della zona e poi con gli anni siamo arrivati al punto che arrivano a tutta Italia.